Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse: Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario che non è pastore e al quale le pecore non appartengono vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde, perché un mercenario non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore, e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. Io ho altre pecore che non provengono da questo recinto, anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce, diventeranno un solo gregge e un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, io la do da me stesso, ho il potere di darla, il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Se l'ho dato Gesù Cristo, sempre se l'ho dato, eccoci giunti a lunedì 1 maggio 2023. Oggi festeggiamo San Giuseppe Lavoratore e oggi inizia anche il mese di maggio, mese totalmente dedicato alla Vergine Maria, e che quindi vogliamo vivere con speciale devozione e speciale consacrazione al suo cuore immacolato e recitando bene il Salterio di Gesù di Maria. E oggi ricordo anche la bellissima preghiera da recitarsi insegnata dalla Vergine Maria alla venerabile Benedetta Rancurelle, la Madonna di Lo, che abbiamo già affrontato negli anni passati, e c'è questa bellissima preghiera della Onorabile Ammenda, che poi troverete sicuramente sul sito e che potrete recitare. Abbiamo ascoltato il Vangelo della Santa Messa di oggi, tratto dal capitolo 10 di San Giovanni, versetti 11-18. Come sempre, concentriamoci su qualche versetto. Il primo. Il buon pastore dà la sua vita per le proprie pecore. San Tommaso d'Aquino, nel suo commento al Vangelo di Giovanni, ci dice che esercitando autorità e amore, la vita che dà il buon pastore la dà attraverso l'autorità e l'amore. Quindi le due realtà, come sempre abbiamo visto, non vanno mai divise. Autorità e amore, che non è autoritarismo, è autorità, che vuol dire autorevolezza. Quindi autorità e amore. Ci vuole, se vogliamo veramente dare la vita per gli altri, ci vogliono entrambe, anche se non sempre e non a tutti fa piacere essere amati e serviti attraverso l'autorità e l'amore. E scrive San Tommaso: si esigono infatti queste due condizioni, che le pecore ne riconoscono l'autorità e che egli le ami, poiché la prima senza la seconda non è sufficiente. Quindi non basta che Gesù mi ami, non basta che il pastore mi ami, ma la pecora, il fedele, il discepolo, deve riconoscere l'autorità. Deve dargli credito, perché sennò altrimenti amare senza che l'autorità venga riconosciuta non è sufficiente. E adesso vediamo la figura del mercenario. Il mercenario.
Scrive Sant'Agostino nel suo commento al Vangelo di Giovanni, di San Giovanni. Chi è il mercenario che vede venire il lupo e fugge? Sentiamo un po' chi è. Risponde: chi cerca i propri interessi, non quelli di Gesù Cristo, e non ha il coraggio di riprendere liberamente chi ha peccato. Prima Timoteo 5:20. Quindi il mercenario è colui che cerca i propri interessi sotto svariate forme, comunque che ha cuore e che cerca il suo interesse in quello che fa, e poi che non ha il coraggio di riprendere liberamente chi ha peccato, cioè che non ha il coraggio del rimprovero, della correzione, del richiamare la verità, ma vede e poiché cerca i suoi interessi, gira la testa dall'altra parte. Un po' come si fa con i mafiosi. Tutti sanno, ma nessuno parla. Tutti sanno che è male, tutti vedono il male, ma poi cosa si fa? Per i propri interessi si gira la testa altrove. E così quella realtà continua a prosperare. Perché se ognuno facesse quello che deve, non avrebbe molta speranza di vita. Quindi è senza coraggio. Il mercenario non ha coraggio, perché cerca il suo interesse. Scrive Sant'Agostino, ad esempio, uno ha peccato gravemente, merita di essere rimproverato e magari scomunicato, ma scomunicato diventerà un nemico, procurerà delle noie e se potrà farà del male. Chiaro, no? Ora scrive, chi cerca i propri interessi e non quelli di Gesù Cristo, per non perdere ciò che gli sta a cuore, per non perdere i vantaggi dell'amicizia degli uomini e per non incorrere nella molestia della loro inimicizia, tace, non interviene. Ecco, il lupo ha afferrato la pecora alla gola, il diavolo ha spinto il fedele all'adulterio. Tu taci, non alzi la voce, mercenario che sei, hai visto venire il lupo e sei fuggito. Forse gli dirà, eccomi qui, non sono fuggito. No, tu sei fuggito perché hai taciuto e hai taciuto perché hai avuto paura. Sentite cosa dice in una frase Sant'Agostino adesso. La paura è la fuga dell'anima. Punto. La paura è la fuga dell'anima. Il pauroso è un fuggitivo. Questo lo dico io, eh. Sant'Agostino scrive, la paura è la fuga dell'anima. Punto. Avete capito bene? Abbiamo capito bene cosa ha scritto Sant'Agostino? Quindi, lui dice, hai davanti una persona che ha peccato gravemente. Magari una persona che addirittura merita di essere scomunicata, no? Scrive Agostino, per la gravità del suo peccato. Ma se tu lo scomunichi, ti diventerà nemico. Se tu lo rimproveri, è molto possibile che diventerà tuo nemico. E se diventa nemico, procura delle noie. E se procura delle noie, è sicuro che presto o tardi ti farà del male. Ora, se tu cerchi i tuoi interessi e non quelli di Gesù, scrive Agostino, per non perdere ciò che ti sta a cuore, per non perdere i vantaggi che ti vengono dall'amicizia degli uomini, perché tu sai che se vai a dire a Tizio e Caio, no? Che abbiamo tutti bene nella testa chi è questo Tizio e chi è questo Caio. Se tu vai a dire a Tizio e Caio, questo è sbagliato, questo è male, e in questo stai sbagliando, questa cosa non va fatta,
Dice Agostino, tu sai benissimo che perderai i vantaggi di quell'amicizia, perché ci sono amicizie che ti danno vantaggi, eh? Sapete, no? La furbizia di saltare sul carro del vincitore, no? Quindi io so che se sono amico di quella persona, di quelle persone, io da questa amicizia ricaverò vantaggi. Ora, se io vado a rimproverare quella o quelle persone, è sicuro che quell'amicizia la perdo. Innanzitutto perché non è un'amicizia, ma è semplicemente un tornaconto, un interesse. E poi secondariamente perché non piace a nessuno essere rimproverati. No? E allora cosa fa? Per non incorrere nella loro inimicizia, con tutte le molestie che ne vengono, perché puoi essere perseguitato, puoi essere esiliato, puoi essere maltrattato, pensiamo a Sant'Ignazio, no? È stato esiliato 5 volte, figuriamoci un po'. E, scusate, ho sbagliato, non Sant'Ignazio, Sant'Atanasio, ho sbagliato a parlare. Pensiamo a Sant'Atanasio, che è stato esiliato 5 volte nella sua vita, no? Ma tanti altri, ecco. Per evitare di incorrere in questi fastidi, in queste molestie che ti vengono dalla loro inimicizia, perché tra l'altro tu vedi come Tizio e Caio trattano i loro nemici, cioè nemici perché gli dicono la verità, tu lo vedi, tu vedi che fine fai, se tu dici le cose con loro nome, chiami le cose con loro nome e gli dici in faccia ciò che non funziona, certo nella carità, ma va detto, no? Tu vedi che cosa succede a chi l'ha fatto, quindi tu dici, no, io non voglio perdere le mie, tutte le mie, i miei riconoscimenti, no? Pensiamo a San Tommaso Moro, che gran cancelliere d'Inghilterra, sì, quando ha detto al re, no, io non firmo, questo è adulterio, va contro la Chiesa, questo è adulterio e quindi io non sostengo questa tua idea, gli ha tolto tutto, ha perso tutte le cariche ed è finito nella torre e poi è stato ammazzato. Di questo stiamo parlando, eh? Di questo stiamo parlando. Tace e non interviene. Come ho detto, gira la testa dall'altra parte e dice, vabbè, tanto, a me cosa interessa? Io la mia pasta asciutta a mezzogiorno ce l'ho, no? Il suo risotto ebete del Don Rodrigo di turno ce l'ho. I bravi non mi perseguitano, i bravi del Manzoni. E quindi cosa devo fare? Affogarmi nel dormire e magari anche nel mangiare. Ecco, il lupo ha afferrato la pecora alla gola. Il diavolo ha spinto il fedele all'adulterio. Fa degli esempi, Sant'Agostino. E tu cosa fai? Tu stai zitto, per i motivi che abbiamo appena detto. Tu hai visto venire il lupo e cosa hai fatto? Sei fuggito. E uno dice, ma in che modo si fugge? Si fugge tacendo e si tace perché si ha paura di perdere tutto quello che abbiamo detto. La paura è la fuga dell'anima. Tutte le volte che noi ospitiamo la paura, noi stiamo fuggendo. Tutte le volte che noi cominciamo a fare i conti, stiamo fuggendo. Guardate che questo passo di Sant'Agostino è un passo che dovremmo meditare tutti i giorni quando facciamo l'esame di coscienza, eh? Perché di queste omertà, mafiose, noi ne abbiamo tante nella nostra vita, eh? Noi magari vediamo anche, mi viene adesso in mente il caso di Monsignor Oscar Romero, no? Santo. E poi anche del sacerdote polacco Popielusco, stessa cosa. Cioè, loro non hanno taciuto e sono stati ammazzati. Uno in un modo, uno nell'altro, il sacerdote polacco tra l'altro in un modo ancora peggiore, in un modo veramente orribile. Ma loro non hanno taciuto. Hanno combattuto il male e hanno chiamato le cose col loro nome.
Avevano paura, sì. Tutti abbiamo paura di soffrire. Tutti abbiamo paura di morire. Tutti abbiamo paura, come dire, delle persecuzioni, delle cose brutte che possono venire dall'assumere una certa posizione in difesa della verità e della giustizia. Perché è la stessa cosa, no? Se io vedo consumarsi davanti ai miei occhi un'ingiustizia e per il mio tornaconto lascio morire nel suo sangue quella persona, ma io dovrò rendere conto di io, Cioè non è che, cioè, capite? Dopo io vado alla messa, celebro la messa, partecipo alla messa, no? E dico, capito, ma non sarà stato l'unico Popillusco a vedere i problemi della Polonia del suo tempo, no? E gli altri dove erano? E gli altri cosa facevano? Monsignor Oscar Romero era l'unico che vedeva tutti i problemi dei latifondisti in San Salvador? No. L'unico vescovo? Assolutamente no. E gli altri cosa hanno fatto? Cosa hanno fatto? Gli altri non sono morti sull'altare celebrando la Santa Messa con un proiettile nel cuore. Perché? Perché la paura è la fuga dell'anima. Questa è la ragione. Quando siamo vigliacchi, noi siamo mercenari. Punto. Senza se e senza ma. Fine del discorso. E stiamo attenti che non ci venga un giorno detto davanti al tribunale di Dio, davanti al giudizio di Dio, questa frase. Eccomi, Signore, eccomi, ma io non sono fuggito, ma vedi che bravo pastore che sono stato, ma vedi come sono stato bravo che ho fatto tutte le mie cose, Signore, ma guarda che io sono stato al mio posto, io ho fatto il buon pastore. Stiamo attenti che non ci venga risposto, no, tu sei fuggito perché hai taciuto, e hai taciuto perché hai avuto paura. E poi cosa diremo? No, ma sai, ma io... ma io che cosa? Ma io che cosa? Quando nella nostra vita siamo testimoni diretti di situazioni di male conclamato e soprattutto di un male che ha creato un'ingiustizia grave nella vita di qualcuno, creando situazioni di sofferenza gravissime, magari, noi non possiamo girare la testa dall'altra parte. Pena sentirci dire queste parole. Noi non possiamo far finta di niente. Noi non possiamo coprire col silenzio perché abbiamo un interesse a coltivare quell'amicizia iniqua. Che non è un'amicizia, è un'associazione a delinquere, quella lì è un'associazione a delinquere, non è un'amicizia, perché l'amicizia si fonda sulla verità, l'associazione a delinquere si fonda sulla menzogna, ed è un crimine. Era importante soffermarmi un po' su questo, perché capite che qui ne va della vita mia e va nella vita dell'altro. Perché certo, io se scelgo di parlare, certo, poi devo essere cosciente di quello che mi attende. Ma se non parlo e ho il dovere di farlo, ne va della vita degli altri. Perché permetto al lupo, al diavolo, di sbranare le pecore. Perché io per paura del lupo lascio le pecore lì, così. Me l'avevo già detto, no? Adesso non me lo ricordo più il nome di questa, di questo animale. C'è questo animale che ha un nome strano. Adesso non me lo ricordo, ma me l'avevo detto un po' di omelie un po' di tempo fa. Mi ha molto colpito questo animale, che tra l'altro quando voi lo vedete in foto... c'ha un musetto simpatico, sembra che rida, sembra un animale molto dolce, molto carino, no?
Guardate, se riuscirò lo farò mettere come immagine di questo post. Perché uno dice, vabbè, cosa c'entra questo animale con la meditazione evangelica? Ma no, c'entra, c'entra. C'entra perché questo animale così carino ha una peculiarità. Non dice, ah, che carino, tutto tenerino, guarda che bello, che dolce, che simpatico. Sì. Questo qui, le femmine di questo animale, quando hanno il cucciolo e vengono rincorse dal predatore, sapete cosa fanno? È una cosa incredibile. Quando l'ho letto sono rimasto lì. Quando vedono che il predatore sta rincorrendo e loro perdono terreno, loro si fermano, prendono il cucciolo e lo buttano nelle zanne del predatore. Io sono rimasto sconvolto quando ho visto sta cosa, quando ho letto sta cosa. Fanno così, prendono sto cucciolo e glielo buttano nelle zanne, così il predatore prende il cucciolo e lo scappa e non sono salva la vita. Dico, vabbè, quando l'ho letto ho detto, evidentemente la paura appartiene a non solo a noi, evidentemente. Stiamo attenti di non fare anche noi così, di non buttare l'innocente nelle fauci del nemico, perché così io ci salva l'anima, cioè scusate, perché così io salva la mia vita, no, l'anima non di sicuro, ma la mia vita terrena per un po' sì. Stiamo attenti a queste cose. Sempre Sant'Agostino, nel suo convento Giovanni, scrive: ci sono molti che nella Chiesa cercano vantaggi materiali, tuttavia predicano Cristo, e anche per loro mezzo la voce di Cristo si fa sentire. Le pecore seguono non il mercenario, ma la voce del pastore che si è fatta sentire attraverso il mercenario. No? Ascoltate come il Signore stesso segnalò i mercenari, gli scrivi e farisei che gli disse: siedono sulla cattedra di Mosè, fate quello che dicono, non fate ciò che fanno. Che altro ho voluto dire se non che si prestasse ascolto alla voce del pastore udita attraverso i mercenari? Sedendo infatti sulla cattedra di Mosè si insegna la legge di Dio, quindi per mezzo loro Dio è Dio stesso che insegna. Ma se essi pretendessero di insegnarvi le loro cose, non ascoltateli, non imitateli. Certamente costoro cercano i loro interessi, non quelli di Cristo. Tuttavia nessun mercenario ha mai osato dire al popolo di Cristo: cerca i tuoi interessi, non quelli di Cristo. Il male che fa non lo predica sulla cattedra di Cristo, reca danno perché agisce male, non in quanto predica bene. Diminuisca pure la mia gloria umana, quella gloria per cui i mercenari mi invidiano tanto, purché attraverso la bocca dei mercenari, come attraverso quella dei figli, si diffonda la gloria divina di Cristo, e Cristo, o per secondi fini o con lealtà, venga annunciato. Quindi lui dice, l'importante è che sia annunciato Gesù, che sia annunciato il Vangelo, no? Quindi va bene. Però lui dice anche di non imitarli, quindi lui dice: non imitare il male che fa, imita quello che ti dice di bene. Per cui dobbiamo imparare anche a fare questo discernimento. Ma se essi pretendessero insegnarvi le loro cose, i loro stili, le loro idee, i loro gusti, non ascoltateli, non imitateli. Cioè, ascoltiamo ciò che di vero può essere annunciato sul Vangelo, ma poi per il resto, via. E San Gregorio Magno, scrive: non è chiamato pastore ma mercenario chi guida il credito del Signore non per intima convinzione ma per avere ricompense umane. Vedete che ritorna, no? Cambiano i santi ma ritorna il tema. Egli è in verità un mercenario che ha assunto l'ufficio di pastore ma non cerca il bene delle anime. Anela vantaggi terreni, gioisce per l'onore annesso alla carica,
accumula guadagni, si rallegra per la venerazione attribuita a lui dagli uomini. Queste sono le ricompense tipiche del mercenario, di avere, cioè, per il fatto di esercitare il ministero delle anime, delle ricompense qua giù, trovandosi così escluso in futuro dall'eredità del gregge. Cioè, in funzione del ministero, io mi prendo il ministero sacerdotale, io mi prendo tutte le ricompense, tutti i vantaggi che ne vengono, e soprattutto quelli personali, e delle anime non mi interessa niente. Questo è il mercenario. E il lupo, ci dice San Gregorio Magno, il lupo che ogni giorno senza tregua sbrana le anime. È lo spirito maligno che circuisce con insidie gli ovili dei fedeli tentando di fare strage di anime. Il lupo può essere inteso come quei falsi profeti che vengono in veste di pecore ma nell'interno sono lupi rapaci, Matteo 7,15. Tale lupo rapisce le pecore quando attira i fedeli di Cristo alla propria falsa dottrina e le disperde quando riesce a ingannare i meno perseveranti. Prossimamente, non so se già domani, ma nei prossimi giorni, farò un intervento proprio su questo tema. Oggi non posso perché sono già 26 minuti passati, quindi, e temo che questo intervento sarà un po' lungo. Farò un intervento proprio su questa questione. Adesso non entro nel particolare, mi permetto di dire solo questo. Stiamo attenti a chi ascoltiamo. Ripeto, stiamo attenti a chi ascoltiamo. Non basta dire a cosa ascoltiamo, ma anche chi ascoltiamo. Dobbiamo stare molto attenti perché se ascoltiamo le persone sbagliate che attirano, che propongono una falsa dottrina, cioè una dottrina che non è quella di Gesù, che non è quella della Chiesa, veniamo ingannati, veniamo confusi, veniamo dispersi. Stiamo attenti ai lupi che rapiscono e disperdono. Oggi c'è un po' questa abitudine, perché il mercato, tra virgolette, è molto florido. Oggi c'è un po' questa abitudine, soprattutto poi con quest'altro, con quest'altra abitudine di far girare, interventi di Tizio Caio Sempronio così, no? Alla cieca. Si fa girare cose che sarebbe meglio seppellire sottoterra. Siamo talmente instupiditi da questo stile comunicativo che non è che ci fermiamo a dire ma che bene posso fare a mandare un intervento del genere. Fa bene o crea confusione o crea angoscia o crea inquietudine o crea disorientamento o crea dispersione. No, noi sentiamo e facciamo girare, no? Spediamo a chiunque. Questo è un atto di grandissima imprudenza, oltre che di stupidità. Bisogna far girare il bene, il vero, il bello, il buono. Dobbiamo far girare ciò che ci conferma nella fede, non ciò che confonde. E poi, permettetemi, oggi tutti, io mi sveglio al mattino e faccio le mie quattro cosine, no? Un po' come tanti altri. Ci sono persone che si svegliano al mattino e sono improvvisamente teologhe, così. E sono improvvisamente esegeti. E sono improvvisamente
specialisti dei sacramenti. Ecco, guardate, tranne coloro che hanno la scienza infusa e di notte lo Spirito Santo gli consegna il dottorato in teologia, in esegesi, non so che cosa, tranne queste persone, tutte le altre, per avere un titolo di studio, devono studiare. Io non mi è mai capitato di svegliarmi la mattina e prendere il premio Nobel in matematica. A me non è successo, poi qualcun altro. Non mi è mai capitato di svegliarmi la mattina e improvvisamente entrare in ospedale e fare un intervento di neurochirurgia. Ok? Vi domando, se voi aveste un problema al cervello, doveste essere operati al cervello, verreste da me? No. Perché non è la mia competenza. Io non sono un neurochirurgo. Uno dice, guardi padre, le voglio tanto bene, ma il cranio non lo faccio aprire da lei, perché lei non sa neanche da che parte si comincia, sono mica un melone. E io direi, beh, fai bene, certo, perché non saprei neanche che cosa devo fare. Oggi invece ci sono persone che si svegliano teologi o teologhe e senza alcuna competenza riconosciuta si mettono a pontificare. Stiamo attenti. Perché poi si rimane confusi, si rimane disorientati, adesso con loro cosa succede, adesso non si capisce niente, adesso è tutta confusione. No, guardate, non c'è nessuna confusione. Smettiamolo con questa cosa del adesso c'è tanta confusione. Non c'è nessuna confusione. Perché le cose sono sempre le stesse. Le cose vere le possiamo approfondire, le possiamo ampliare, tutto quello che volete, ma quelle sono. E non è che se erano vere 100 anni fa, oggi sono diventate false. Non è possibile. Quindi non c'è confusione. C'è chi fa confusione, è diverso. Cioè c'è chi per la sua incompetenza o malizia opera confusione, ma questo è un altro discorso. Ma la confusione sui principi, la confusione sulle verità fondamentali della nostra fede, non c'è. Non c'è perché sono quelle. Non è che la nonna di 90 anni deve dire «Oh mamma, la mia fede non esiste più perché è stata sgretolata». Ma assolutamente no. Nessuno ha sgretolato niente. Però certo che è un po' imprudente, diciamo così, andare ad ascoltare in modo indistinto. Questo è molto imprudente. E questo non va bene. Perché prestare ascolto? Gesù lo dice, state bene attenti a quello che ascoltate. Perché prestare ascolto dove non ho la certezza di una competenza? E dove si confondono le carte in tavola. Ci sono invece veramente tante persone competenti, ci sono veramente tanti sacerdoti che hanno tutte le carte in regola e che predicano con estrema rigore, con estrema competenza, nel rispetto di tutto quello che vi ho detto, e che dicono delle cose bellissime, e che ascoltarli è un piacere, perché veramente ti aiuta, veramente ti forma e ti plasma. Lo diceva bene no, San Francesco di Sales, il sacerdote, faccia il sacerdote, il predicatore, faccia il predicatore, il vescovo, faccia il vescovo, la mamma, faccia la mamma. Il laico, faccia il laico. Cioè, San Francesco di Sales, introduzione alla vita devota, è molto rigoroso, lui diceva, se il vescovo fa il monaco, non va bene. Se il monaco fa il vescovo, non va bene. Se la mamma fa la suora, non va bene. E se la suora si comporta come una laica, non va bene. Non è giusto. Ognuno deve comportarsi secondo lo stile di vita che il Signore gli ha chiesto. E io aggiungo,
indegnamente San Francesco di Sal, aggiungo soprattutto se non ho i titoli di studio necessari per potermi mettere a dire cose che richiedono questi titoli di studio. Quindi non inventiamoci teologi quando non lo siamo. Perché sennò, capite, vengono fuori problemi poi. E poi dopo, insomma. E noi stiamo attenti, tutti noi stiamo attenti. Io di solito, ma questo da quando sono ragazzo, quando qualcuno mi dice, ah guarda c'è questo libro bellissimo, te lo consiglio da leggere, la prima cosa che faccio è, chi è l'autore? Lo conosco? Sì. Non lo conosco? Vado a informarmi. Prima di leggere mi informo chi è l'autore. Dopo che mi sono informato decido se leggerlo oppure no. Perché non perdo tempo, che lo potrei usare per la preghiera o per studiare altro, non perdo tempo a leggere un venditore di chiacchiere o di menzogne. Leggo ciò che mi fa crescere nell'amore di Dio e nella Sofia, ma non il primo qua che si inventa non so che cosa. Ci sono libri che mi sono stati regalati che dalla porta d'ingresso alle mie mani sono direttamente finiti nel cestino, non passando neanche per il via, cioè proprio così, a volo d'uccello. Perché? Ma perché sapevo benissimo chi era l'autore e mi ho detto no, sta roba qui io non la leggerò mai, perché non voglio perdere tempo, non mi interessa. E poi certe letture non fanno mai niente di bene, anzi. Quindi per evitare la confusione, mio consiglio spassionato, ascoltate chi sapete che vi insegna cose oneste, ecco, mi verrebbe da dire così, oneste, con grande rigore. Mi ricordo che un po' di tempo fa ho visto, mi hanno fatto leggere, perché poi io ricevo da voi tutti questi mail che mi portano articoli, commenti e quant'altro. Mi hanno fatto leggere un bellissimo intervento di un sacerdote che conosco molto bene, di un confratello, nel sacerdozio che conosco molto bene, che so benissimo essere un sacerdote molto rigoroso e con tutti i titoli necessari per poter fare quello che fa. Mi hanno fatto leggere l'intervento e dei commenti cattivissimi, ferocissimi contro di lui, ma di un'ideologia veramente da cardiopalmo. E mi dicevano, ma questo sacerdote secondo lei ha detto bene, ha detto male. No, ma dico, ma tu chi sei per giudicarlo? Fammi capire che competenze hai. Cominciamo da qui, no? Cominciamo da qui. Perché adesso qui tutti si svegliano che, no, cominciamo da qui. Tu che competenze hai? Ma non hai neanche fatto il catechismo. Non sai neanche cosa c'è scritto nel catechismo della Chiesa Cattolica. E ti metti qui a disquisire se quel sacerdote, teologo, ha detto giusto o ha detto male. Ma per piacere, ma dai, andiamo a mangiare la minestrina con sul formaggio. Cioè, cerchiamo di essere un po' umili, un po' semplici, un po' onesti e anche un tantino, no, coerenti con noi stessi. Un tantino. Questo ha fatto tutto un ragionamento bellissimo, molto rigoroso. Sembrava un sillogismo, no? Veramente una cosa fatta veramente bene. E poi super competente, poi concitando tutte le fonti, e poi, cioè, veramente una cosa fatta bene. Uno non può mettersi a dire no, ma io penso che, ma cosa c'entra? In un discorso scientifico non può reggere io penso che, ma che argomentazione scientifica è questa qua? Io penso che. Siamo mica al mercato delle pulci, eh. Quindi vi dico, scegliete quella figura, quelle due figure che vi sembrano essere autorevoli, basta, tutto il resto lasciate perdere. Le ragionate 24 ore, non si può ascoltare tutto e tutti. Seguite quelle figure autorevoli, che vi sembrano autorevoli, che avete sperimentato essere autorevoli, seguite quelle e andate avanti tranquilli in pace. Perché ciò che conta alla fine è la vita eterna, non è altro.
Quindi seguiamo la strada giusta ed evitiamo i falsi profeti, i lupi rapaci. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius e Spiritus Sanctus. Amen. Dio ci benedica e la Vergine ci protegga. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.